Cioè, allora, è uscito il devasto più assoluto. Sono uscite 74.000 magliette di Spider-Man, 74 proprio disegni diversi che rappresentano il film di No Way Home, con questa armatura d'oro, rossa e nera, anche quella nera e oro, anche il simbolo di No Way Home con un po' di Strange nel mezzo, quindi iniziano a pubblicizzare anche Strange. I Love Spider-Man, benissimo. Ecco, questa è molto carina. Anche questa nera e bianca, molto bella. Anche questa con, diciamo, l'effetto maglia strappata con il costume che siete sotto. Anche il pigiamino di Spider-Man, is the man, molto carina. Sempre costume oro e rosso, la faccia di quella rossa e nera, nera e oro. Qui abbiamo anche un'immagine con il Daily Bugle addirittura. Un po' più bruttina questa, sinceramente, un po' troppo scura. Un po' troppo, sì, un po' troppo al buio. Sempre costume. Che è scritto qua? Peter Parr. E Kerr non c'è. Ah, è un pezzettino di carta rotto. Però ci sta. Questa è molto bellina. Questa è molto bellina. Comunque, questo costume nero, oro e rosso mi piace, ragazzi. Come detto un sacco di volte, meglio questo costume che quello che hanno fatto vedere in Infinity War con sempre lo stesso Spider-Man, cioè sempre lo stesso logo di Spider-Man sul petto, però color oro è molto più bello perché appunto la rende di più una Iron Spider, appunto, quindi ci sta. Questa bella, bella con il progetto che si vede da sotto, molto molto figa. Questa non mi piace tanto, questa qui ok, New Web Fluid. Aggiornamento dei web shooter, web wings, Ali, saving the world, ok. Ah, la lista di Spider-Man delle cose che deve fare, giustamente. I love Spider-Man, giustamente. Friendly neighbor, l'amichevole Spider-Man di quartiere, ovviamente, un classico. Bella, molto bella questa. Questa ci sta un botto. Ah, avete visto che qui le scritte sono tipo Loki? Ci sta, ci sta. Oh, questa è bella. Questa è bella perché, cioè, nonostante il costume nero e oro non mi faccia impazzire, però è molto bella perché mette in risalto il potere di Strange ed è una gran figata. Peccato che sia un po' sgranata l'immagine, però rende comunque l'idea. Oh, qui con tutti e tre i costumi. Però come maglietta non è che mi fa impazzire. Science più Magic. Bellissimo, bellissimo. Doctor Strange. E Spider-Man. Oh, la prima immagine, diciamo, promozionale di Strange per quanto riguarda No Way Home. E questo è interessante. Questo ci sta, questo ci sta. Magic with a twip, cioè il suono della ragnatela, insomma. Non so se significa questo, sinceramente. Non so cosa significa. Twip, cioè forse così. Ah, ok, ci sta. Poi You Rock Peter Parker. Una maglietta rock di Spider-Man. Bruttina, bruttissima secondo me. Non mi piace. Ah, un po' di misterio. Noi crediamo a Mysterio. We believe Mysterio. Mi piace queste immagini dei progetti. Addirittura qui si vede la matita proprio del progetto del costume. Molto molto bello. Spidey Sense, ci sta un botto. Integrated Iron Spider Suit più Red and Black Suit. Quindi il costume classico più l'Iron Spider. Ah, ok, quindi. Ah, ecco da dove nasce il costume. Ah, io pensavo che era l'Iron Spider principale modificato con l'oro. Invece è proprio una fusione tra lo Spider-Man nero e rosso con più l'Iron Spider. Quindi una fusione tra i due costumi. E ci sta, ci sta. Oh, bello questo logo di Doctor Strange, ragazzi, con Spider-Man all'interno. Questa è proprio bella. Questa direi che è proprio proprio bella, mi garba un sacco, mi garba un sacco. Ma anche questa, oh, anche questa. Questa è ancora meglio di quella che abbiamo visto prima con il potere di Strange, è anche un po' più colorata. Questa è molto carina. Questa forse ci dà anche un po' un'idea di quello, delle immagini che vedremo in No Way Home. Cioè tipo un'immagine con la faccia di Holland un po' sgranata, con una specie di divieto sopra la testa. Ci sta. E poi c'è questa. Questa qua io veramente la trovo terribile. Sembra un cazzo di fanmade fatto di merda. Veramente non ci credo che è un'immagine ufficiale. Mi fa veramente schifo. Anche questa sembra un po' fanmade. Anche questa sembra un po' fanmade. Però questa già è un po' più carina. Bella questo mix tra Strange e Spider-Man. Questo anche ci sta. Ma praticamente hanno preso Strange con un'unica faccia, un'unica posizione. E questo è. Anche qui tale e quale.
E anche qui stessa roba di prima. Non si sono sforzati più di tanto con l'immaginazione. Però, cioè, tanta roba, ragazzi. È uscito, cioè, un numeroso merchandising. Certo, sono immagini un po' così, robe che abbiamo già visto, tipo We Believe in Mysterio, l'abbiamo già visto, questi costumi, insomma, sono da ormai settimane che li abbiamo visti. Diciamo che l'unica novità è l'aver pubblicizzato praticamente anche un po' Strange insieme a Spider-Man. Per il resto, nulla di che. Però ci fa piacere che la Sony sta iniziando a tirar fuori altro merchandising. Perché in teoria questo sta a significare che sta per arrivare il trailer, cioè vuol dire che il marketing sta per diventare aggressivo, spero, perché se no, se stanno pubblicizzando il merchandising, ma non si preparano a pubblicizzare il film, non me lo spiego sinceramente, cioè rimango molto perplesso.